Adesso accogliamo il primo ospite, diamo il buongiorno a Daniele Bellasio del Sole 24 Ore. Buongiorno Bellasio. Buongiorno a voi. Mario Di Nolfi in collegamento dagli States. Mario, per te, Bellasio. Ciao Daniele, volevo avere un'impressione da te sulla reazione, diciamo, blanda dei mercati a questa Italia in totale turbolenza. No, i mercati tutto sommato sembrano quasi ignorare il nostro paese, anzi certi indicatori, insomma quelli storici, lo spread, sono persino migliori rispetto al recente passato. Come mai questa distrazione, disattenzione, attesa, non so come definirla? Ci sono due ragioni, una più politica e una più tecnica. Quella più politica perché comunque l'Italia già da tempo veniva, come dire, considerata così come ora, cioè in stallo politico dai mercati, quindi in un certo senso la sorpresa nostra post-elettorale e la capacità nostra o l'interesse nostro di vedere tutti i giorni le notizie che raccontano di una politica in stallo e in parte anche un po' in confusione sono cose che i mercati davano un po' per scontato già da prima, quindi ci avevano già fatto pagare il prezzo della instabilità politica nel corso degli ultimi mesi, quindi adesso stanno un po' a vedere. La seconda ragione più tecnica invece è che per alcune decisioni della banca centrale giapponese una forte quantità di denaro liquido si sta spostando dall'Asia verso l'Europa, e spostandosi verso l'Europa va alla ricerca dei paesi con i rendimenti più alti nei titoli di Stato, tra cui anche l'Italia. Ho capito. Riguarda lo scenario, Daniele, cosa immagini? Adesso siamo ovviamente nella maionese impazzita, però insomma adesso un bandolo a questa matassa va pescato, e va pescato oggi finalmente, insomma, diciamo, finalmente si farà chiarezza. Ma sicuramente, per certi versi tu ne sai certamente più di me, però insomma leggevo prima un tweet di Dario Franceschini che diceva: dopo aver tentato la strada della scelta condivisa, delle larghe intese, adesso una scelta che ci aiuti a riconciliare con il nostro popolo. Mi è sembrato bello, un giorno larghe intese, un giorno esatto. Interessante, dipende quello che capita, insomma, traducendo mi sembra di capire che Romano Prodi sia nettamente il candidato favorito in queste ore per quanto riguarda almeno il centro-sinistra nell'elezione al Quirinale. Bisogna vedere però, Mario, è possibile. Vai Mario. Un Romano Prodi eletto vuol dire elezioni tra 3 mesi, cioè non è che c'è molta altra strada poi. Ma sai, io penso che poi alla fine la politica italiana, magari per vie complesse, va verso la soluzione più semplice. Ora, la soluzione più semplice, almeno dal punto di vista del centro-sinistra, qual è? Un candidato storico, un esponente storico del centro-sinistra al Quirinale, Romano Prodi, e il futuro del centro-sinistra, Matteo Renzi, candidato alle elezioni come premier. Mi sembra che alla fine le cose più semplicistiche, più scontate, poi di riffo di raffa tanto lontano da quello non si può andare, per cui penso che tu abbia ragione, elezioni non fra tanto con Matteo Renzi candidato premier, insomma. Quindi con un cambio di pelle del Partito Democratico, perché insomma, però Mario, chiedo anche a te, ma Prodi non è nome sgradito al PDL? Dopo tutti questi giorni di dialogo, il fatto che il PD scelga Prodi, poi questa larga intesa, questo dialogo, come va? Si ritorna poi che Berlusconi dall'interlocutore ritornerà di nuovo tutto il marcio che ci hanno raccontato, niente più abbracci, Bersani, Alfano, insomma, come funziona? Un po' di schizofrenia su qualche giornale c'è scritto quanto riguarda il PD, che dici Mario? Non sento più Mario. Io penso sì che ovviamente sarà uno scenario schizofrenico, il dato è preoccupante proprio per la sua totale illogicità, cioè questo è l'elemento. Poi è interessante questo scenario che fa Daniele, cioè dice che poi alla fine il caos genera la razionalità. Non sono sicurissimo che andrà così, insomma, perché conosco bene il PD e so della difficoltà anche antropologica nel sopportare la leadership renziana. Per molti versi avrebbe una carica innovativa rispetto a 10.000 fronti, penso a quello del lavoro, penso a quello delle relazioni sindacali, penso al rapporto alla CGIL, insomma il fronte generazionale, questo vorrebbe dire consegnare al passato tutto un intero strato di classe dirigente, nomi che siamo stati abituati a avere continuamente sulle cronache dei giornali, che verrebbero spazzati via,
Insomma, non so quanto questa cosa accadrà in maniera rapida e indolore, perché se lo scenario è quello che dipinge Bellagio, è uno scenario che si deve realizzare in 30-60 giorni, insomma, questo sarebbe lo schema, che devi andare a primarie, le primarie le devi vincere e poi devi andare alle elezioni estive o massimo ottobre. Questa cosa mi sembra più complessa. Per quanto riguarda invece il dato delle elezioni di Prodi, diventa probabile in questa fase, certo, nella totale illogicità anche qui. Hai fracassato i rapporti interni al centro-sinistra per andare alla soluzione più naturale della forzatura con i 520 voti con cui potrei votarti Romano Prodi. Non so pure questa cosa come potrà essere spiegata, Bellasio. Ma io penso che lì ci sia stato, diciamo, un problema quasi tattico, nel senso che negli ultimi giorni credo che Pierluigi Bersani avesse intuito che stava maturando un accordo tra il centro-sinistra e il centro-destra senza di lui protagonista, però, cioè che in sostanza uno strano triangolo D'Alema, Berlusconi, parte dei renziani stava preparando una soluzione forse verso Giuliano Amato, che in un certo senso estromettesse dal gioco che conta lo stesso Bersani. Allora Bersani ha rilanciato con Berlusconi dicendo, semplificando sempre ai massimi, loro ti offrono Amato, io ti offro ancora di più, ti offro Marini. E il problema è che questo rilancio tattico per tornare in gioco di Bersani non ha retto alla prova del voto segreto e la coalizione è andata in pezzi, perché quello che è successo non ieri... Non l'ha votato neanche la Moretti, direi. Sì. No, neanche la Moretti. No, appunto, noi facevamo dei conti ieri in trasmissione, cioè, vabbè, 662 non li prende, io ho detto che andava sotto, ma 520 sono veramente pochi. Poi soprattutto a quelli che avevamo contato noi, poi si sono aggiunti ufficialmente quelli della Lega, quindi il conto era diventato ancora più alto, invece pochi. Vabbè, questo... Sì, assolutamente. Purtroppo mi spiace per il senatore Marini, che obiettivamente forse non meritava di passare una giornata così, però purtroppo la politica, no? Lo diceva lui stesso ieri mattina, la politica è dura e accade questo. E anche la situazione. E l'hanno spiegato che è fuori gioco, secondo te? Perché in realtà lui rimaneva candidato. Mi pare che però ieri nella seconda votazione ci sia stata una corsa a non votarlo più da parte delle componenti del centro-sinistra, che veramente è stata molto pesante. Simpatica invece la performance di Chiamparino, che io del tutto non sottovaluterei, perché comunque se serve un outsider con i 90 voti della seconda votazione di ieri, è troppo fuori dai giochi, Daniele. È vero. Il problema è che questi vogliono qualcuno con cui parlano e sono abituati a parlare. Chiamparino è un tipo tostissimo, estremamente autonomo, e loro non lo vogliono uno. Loro dico proprio tutti, insomma, prima di tutto quelli del PD non vogliono un. E staremo a vedere. I 90 oggi, voti di Chiamparino sono voti, diciamo così, di giornata, del segmento. Giornata campale, io mi rifaccio al grafico del Sole 24 Ore. Basta giochi. E salutiamo e ringraziamo Daniele Bellasio. Grazie mille, buon lavoro. E ce n'è tanto, Mario. Noi ci fermiamo con un.